Dopo 40 anni di abbandono, l'area ex Capalc di Via Terracina a Napoli viene restituita alla città. Lo spazio di 35.000 metri quadrati, infatti, è stato trasformato in una mega cittadella scolastica. Un complesso con la capacità di ospitare più di 2.000 studenti, uno dei più grandi della Campania, che per quest'anno ospiterà l'Istituto Labriola e il Rossini, mentre il Boccioni si insedierà nel 2018. Il complesso è stato inaugurato questa mattina dal questore di Napoli Antonio De Jesu, dal direttore dell'ufficio scolastico regionale della Campania Luisa Francese e dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Voglio dire con orgoglio che l'abbiamo determinato noi ed io personalmente quando sono diventato sindaco della città metropolitana. Ma se non avessi avuto una squadra così forte, dall'impresa ai funzionari, ai dirigenti, alla comunità scolastica, questo obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Ci abbiamo messo risorse ancora una volta, anche andando a interpretare in modo coraggioso le norme nazionali che ci vincolavano a non utilizzare fondi. Siccome la scuola è tra i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, noi con coraggio abbiamo firmato e oggi siamo qui. L'area ex Capalc era stata edificata nel 76 dall'allora Cassa del Mezzogiorno, che voleva realizzare un centro per l'addestramento professionale alberghiero e convittuale, un progetto che poi si arenò. Recentemente assegnato alla città metropolitana, che ne ha cambiato la destinazione d'uso e ha investito 12 milioni di euro, il complesso è stato trasformato in una struttura che ha 84 aule per oltre 2.000 studenti, una palestra, 3 auditorium, 7 laboratori di cucina e 22 laboratori speciali per l'informatica, la biologia e la falegnameria.